Va bene, allora apriamo Reddit, va. Però prima, ovviamente, ragazzi, sigla. Finalmente si va a letto. Ecco, iniziamo bene questo nostro Reddit all'insegna proprio del divertimento, eh? E del... Io guarda ragazzi, non... Io dopo aver comprato un macchinario, cioè mi torce i testicoli ogni volta che dico la capitale italiana. Che vuol dire? Ci marci dove? Su Roma? Ci marci dove? Su Roma? Ma poi sta la clip vecchissima. Ciao Dario, 2 anni fa me lo scammasti. Ecco, meno male te l'hanno scammato. Sei un ebete, dici scammare. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Ma meno male, ragazzi, c'è una merda, una roba terrificante. Vabbè, Del mocha poi... sblocchi l'achi del re demistificatore. Cos'è? Piate incollate. Già mi sta simpatico, è lui, Mikey. Mickey. No! No, no, Gabriele, no, io non posso leggere questa roba. La parte veloce del flashback di Kuma è fatta apposta così per sottolineare che la vita fra gli schiavi non vale nulla. Io ti giuro, mi prendo un fucile e me lo piazzo in bocca e mi sparo. Maremma puttana, ragazzi, c'è un limite a tutto. Un limite a tutto. Ti prego, Gabriele, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oda che in tutta l'opera dà uno spazio enorme, no, cioè, sì, uno spazio enorme, elogia Il un naso. botto le azioni dei rivoluzionari e palesemente tifa per lui perché odia i fasci del governo che lui Poi stesso ha Dell'imello che creato. suona. Ha creato un hype smisurato intorno a Dragon, l'armata rivoluzionaria. Akuma stesso ci ha fatto un cazzo, sì, con misteri di Cuba che salva, eccetera. Ha dato un sacco di spazio agli schiavi, a Fisher Tiger, Carina poi. alla mamma di Otohime che Siete si è battuta delle per loro. Ci ha fatto merde. un cazzo, sì, l'unica cosa bella dell'isola dell'uomini pesce, la cosa degli schiavi. Koala, tutta la storia meravigliosa di Koala. Sabo ci ha fatto due coglioni così. Bo Hancock, tutti gli schiavi sono degli eroi di buono, bellissimi, incorruttibili, meravigliosi. Ma il flashback di Cuba, che è un rivoluzionario, è stato uno schiavo, è uno di un popolo misterioso che è collegato a chi liberava gli schiavi, Maremma puttana, e quello che liberava gli schiavi è il personaggio più importante della storia di One Piece ed è stato il colpo di scena più importante degli ultimi anni di One Piece, ma il flashback di Cuba è corto perché la vita degli schiavi non vale nulla, ma non è possibile leggere una roba del genere, leggere una Poi roba Dario del genere. Reckon è bellissimo. Grazie,
Grazie anche al Massimo, tortellini, Rocky, guacamele, benissimo, Ciasca. Oda ha schippato, no. È fortissimo, cazzo. Ha schippato, non schippo, non so come ha... Oggi sono incazzatissimo. Ha riassunto il flashback di Kuma, è stato arrasciato, mi veniva la parola. Il flashback di Kuma perché ha perso tempo nelle stronzate. Perché ama talmente tanto i suoi personaggi, le sue isole, il suo mondo, che ha allungato il brodo della lore delle isole. Che sì, ma sei oltre! O di personaggi di cui ci importa una sega. E adesso si è ritrovato a chiudere perché non ce la fa più. E quindi riassume il riassumibile. Io avrei riassunto un pochino Dressrosa, un pochino Walking Island, un pochino tanto Wano. E avrei messo più capitoli in questa roba qua. E saremmo stati più contenti. E soprattutto non avrei supervisionato 27.000 cazzate inutili che ti fanno perdere tempo e ti distolgono dai disegni. Perché tu lavori a disegnare, non supervisionare la rughe. Mamma mia, ci credo, la vorrei supervisionare anch'io la RUD, ma non lo fare più. Non lo banno, Gabrielone, però, ma abbi pazienza. Bellissimo, Miki, ma fanni altri 180, a parte che costeranno una fatica incredibile questi montaggi. Comunque, cazzo, bellissimo. In uscita in tutte le librerie a Natale, il maestro Mario Stugnoro l'ha mossa alla ricerca della libertà. La storia di come il cervello e il naso pippone ha cambiato una generazione liberando le catene che la costringevano, mostrando la mossa e contromossa e illuminando il mondo di una nuova luce, la luce della libertà. Lo comprerò sicuramente. Mi viene da pensare a che importa che ha lasciato YouTube per la troppa fatica. Già, minchia, Alessandro, te la ricordi quella roba? No, vabbè, non ci credo. #151 a volte, questa roba. Va bene, andiamo avanti. Dopo una settimana di silenzio sono tornato. Suka, ho fatto la FNAF Academy. Ah, questa è una fanart sulla mia run meravigliosa, imperdibile. Tutto di Five Nights at Freddy's. Bellissimo gioco, ragazzi. Veramente incredibile. Incredibile. Bello giocarlo in prima persona. Veramente. Per forza! Per forza! Hello! Poi si è sfogato, Per forza! Hello! Non credo conosca comunque. Sì, ha fatto quel video di Dario Moccia, però gliel'hanno palesemente scritto, suggerito, quindi vabbè. Ognuno ha la musa che si merita. E sono dadi? Ah, questo deve essere quei disegni che si fanno coi dadi. Boia, questo è matto. Bellissimo, ma se è vera questa roba è follia, cazzo. Non so se sia vera, però, dai. Così dall'alto è difficile capirlo. Se fosse vera, è assurdo. No, è un rewind. Ah, guarda le mani, al contrario, vabbè. Però, vabbè, comunque l'ha fatto, anche se lo sta distruggendo, cioè. Fighissimo. No, no, io ne avevo già viste di robe fatte in Dice Art, però... Porca puttana, quanto cazzo è forte. Sabato sono stata a Bibbiena. Ma... Beppe Grillo! Oddio! Madonna, ragazzi, Beppe Grillo. Bibbiena, un giorno ci vado anch'io. Ci vado anch'io a Bibbiena una volta. Dario e Mario. Da Mario e Dario pixelati, piccini perché fatti da telefono. Va bene. Non si sa bene perché siamo nudi, però siamo fatti molto bene. Sembra che il naso mi stia per entrare in culo, tra l'altro. Con tazzine smile. Quanto mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante, scurriccio più non posso. Adesso con tazzine smile, verso il mio caffè, ormai, me lo gusto, lo degusto, sa
Santa Cruz, tazzina smile, butto nel Galgarus. Tazzina smile! Grazie Ciccoie, tra l'altro me l'avevano già spoilerata sul gruppo Telegram. Ragazzi, queste cose non spoileratele su Telegram, perché mi dispiace vederle di già, prima di Reddit. Non voglio! Mettetele su Reddit prima, sono incredibili. Con tazzine smile! Sì, non so mai come chiudere, Ale. Quanto mi manca il caffè la sera, dopo un pasto un po' pesante, scurriccio a più non posso. Adesso con tazzine smile, verso il mio caffè, ormai me lo gusto, lo degusto. Santa Cruz, tazzina smile, poi oso, cioè. Tazzine smile! Stupendo. Scorreggia più non posso, certo, sempre. Non è un cannone, ma può funzionare per sparare Mario. Ma non credo sia Italia questo, vedendo i visi, Sarebbe stupendo, ma nessuno mi ha cagato! Nessuno! Vediamo, signori, che vuol dire 5.000 euro? 5.000 tu puoi pagare un affarino così. Vediamo, signori, che vuol dire 5.000 euro? 5.000 tu puoi pagare un affarino così. Con questa foto voglio ringraziare Dario, Mario e soprattutto Matteo per averci fatto sentire un onore di libertà assoluto. Vedendo questa immagine ammetto che l'emozione è veramente alle stelle, la tripla mossazza, un momento che forse o mai rivedremo, che forse o mai non torna il finale, ma grazie a te, ci mancherebbe, grazie per averci seguito in questa grande puntata di Italian Scout. Marci marci dove? Su Roma? Ancora? Ma perché ora, ragazzi, mi è tornata la voglia di questa clip, Non riesco a capire. Marci marci dove? Su Roma? Forse è girata su TikTok? Sì, raga, ma basta, cioè, ma quanta roba fate girare? Sono folli. Certo, ho una rubrica fissa, ormai è diventata questa. Prenderemo tutto un Pokémon che somigliano a scimmie, in onore di Dario Moccia. Sì, Psyduck, scimmia, poco, però un po' scimmia, è scimmia. Ma poi non avevamo già visto questo. Scimmietta, facciamo scimmietta. Scimmia, questo re delle scimmie! Bro, è proprio Dario Moccia, sì. Però Kangaskhan, una scimmia con un'altra scimmia, tipo una matrioska, scimmiosca, così, una roba del genere. Magmar, cos'è? Si va a letto, spingere una 500 con il fuoco, scimmia, è molto scimpanzé, molto gorilla. Dugong, più scimmia di Shenzhou, perché è un po', oh, non saprai, Urasawa, tieni questa intervista. E infine, ultimo, Spearow, Pokémon arrabbiato, ma non per maloso, assolutamente no. Due palestre, forza, io sono Moccia. Va bene. Sono Poli, metteremo in ordine i Pokémon dal più comunista al meno comunista. No, ragazzi, Spearow no, è un po' più fascista, quindi numero 9, posizione 9, presa. Whipping Bell, gli piace prendere i cazzi, quindi teoricamente 8, è abbastanza fascismo questo. Sì. Cosa c'entra? 20 follower al profilo sono rifatto. Nidoran, testa alta, compagno di avventure, terza. Nel suo cuore arde la falce e il martello. Mew, un po' rincoglionito, quinta posizione, lì che dice: oh, non saprei cosa ti fare. Un 100% fascista, bro. Lui prende e spacca la gente. Lui, Gestapo totale. Lui prende e spacca la testa. No, alle persone. Gestapo, Pikachu, no. Compagno Pikachu, numero 4, forza partigiani. No, no, ma stai facendo una grande confusione, secondo me, Poli. Però va bene, Gyarados, 100% di camicia nera. Lui è quando può, Geodude. È un compagno, anche se al braccio alzato mi piace, piuttosto comunista. Lui si arde di grosso, rosso comunismo. Lui è proprio un compagno dentro. E Abra invece è indeciso se essere comunista o fascista, un po' così. Eccoci qua, falce e martello. Ma non è, mamma mia, che disastro questa cosa, veramente, veramente. No, non lo rivedrò. Il cervello di Dario durante Talent Scout anche peggio. Ma poi è difficilissima questa roba, come cazzo fa? Ciao amici, benvenuti e bentrovati a una nuova puntata di Radio Tomodachi. Era da tanto, Ah, riassunto, è vero. Ci si vedeva con Radio Tomodachi. Ma parleranno dell'argomento perché esperti di tale argomento, quindi li presento subito. Eccoli qua.
Buonasera a tutti. Se volete salutarli, la telecamera è questa. Se volete parlare con me, la telecamera ovviamente è questa qua. Sei te. Sono io. Allora, con me... In realtà è stata proprio la motrice del treno che poi ha iniziato a trainare... Del professionista dedicato al mondo maschile, perché dopo cioè di una figura professionale proprio qua. Volevo chiederti quali sono le nuove tendenze, quindi qual è il taglio che va più di moda ora, cioè qual è di la tendenza di mercato, dai, reaction agli stessi video, quale tuo ego, Darione, ma il Reddito, il giorno dedicato alla community e a quello che è successo durante la settimana, è ovvio, ma che dici? Sei stato un po' disattento. Io, ragazzetti, ora voglio faccio il vecchio, veramente li vedo tutti col capello scendendosi e poi così, però cazzo, allora, te lo saprai meglio di me. Allora, sì. Di base... Uno, due e tre. Di base dai anni 90, quindi un po' con il taglio che porto io, riga al centro, naturali ma non troppo, non rasati, eccetera. Che in realtà per noi è una fortuna a livello tecnico. Ancora c'è Tony F? Sì, sai. Non puzza più nemmeno. Ma sì, ma sai, poi... Scusa veramente, tranquillo, Daku, e poi basta con chiedere se Matteo rasa gli scroti, eccetera, che non è il tema di oggi. Avendo provato il due mestiere che avevamo in famiglia, cioè quello di mio padre, edilizia, si è trasformato tutto a... Ceparana, provincia di Spezia, dove tra l'altro hanno fatto i primi test per la bomba atomica. Sì, Oppenheimer veniva lì. C'era la statua, nella rotonda. Sì, c'era proprio la statua. Ti affida a me per costruire a trapezio. È quello. Il classico servizio per fidelizzare il cliente, tipo fate il caffè o ci sono tipo delle riviste, dei fumetti. Io mi ricordo quando andavo a spedizione di io voglio una libreria dove possono leggere qualsiasi cosa. Non è detto che debbano leggere per forza One Piece o One Punch. Però no, piccolissimo shout out al negozio, mi pare, di Genova, che sta vendendo i box di Monsters a 160 euro. È così che si fa, amici. Con l'arrosto, ma come fai a dare una oppa su una cosa che è manuale, artigianale? Sono quattro mani diverse, è come di Aaron nostro Dio. E volevo chiedervi due. Se invece soffri, vuoi vederti con i capelli lunghi, ti metti da parte qualche soldino e verso i 30, 31, 32 anni volo in Turchia ad Erzurum. E tanto bisogna accettare che si perde i capelli, si rasa e via. E poi si aspetta. Non mi interessa. Anche Magaka, Dio buono, un emianadone, no? È cavata col carisma, con lo charme e con l'accettazione di avere questa testa di cazzo. Esatto. Capito, Aaron? Però buttala dentro. Sì. E via. Grazie. Grazie. Ciao, amici. Ciao, bello. Ciao. Asciuga le fighe. Boh, io non so. Grazie, sei Branduardi. Quanto cazzo? Che volume era? No, Branduardi, dimmi. Dopo un po' sono... Oggi però non si parla di piselli, sesso, gente che rosica. Oggi si parla di peni. Questi suddetti lavoratori, pratici, tradizionali, per forti, eccetera. Non mi interrompere, mamma mia, già hai mandato la storia alle 7, però è veramente imbarazzante. Secondo me, vi do un'opinione un po' filosofica. Secondo me quasi ci sono tutti i corsi sui soldi, su come investire, su come investire in Bitcoin, su fare la lotteria e guadagnare con la storia. Vabbè, mi piace dipingere il quadro intero. L'ambientazione. Bene, il prossimo. Dai, chi c'è? Eccoci. Ciao. Sono Pigna. Mi si sente bene? Sì. Grazie, fa ridere. Gli spari mi fanno sempre ridere. Sempre. Lì. Ciao, bimbi. Ciao, Giulia. Giulia Premi. Era Giulia Premi in chat che parlava di. Ciao, Giulia. Di Foster. Di Feister? Zic. Vai. Capito. Chi è? Le influenze da altri stili. Sicuramente. Mio padre. Da dove crei la tua tecnica, diciamo, no? La trasformi, la fai evolvere. Però devi partire per forza dallo studio. A monte. Lo fai spiegare meglio da Riso o da Dario. Ma te lo sai qual è il trucco? Dio Cristo. E Free non è arrivato alla fine a fare la domanda. Come mai? Boh, vabbè.
Coglione. No, semmai poi free. Ma no, Giulia, non è che Giulia... C'è sempre Giulia in chat, non è che ogni volta che... Ah, sono i saluti in bianco e nero, muti! Bello, zio, ha letto muto! Allora, aspettavo la thumbnail giusta da molto tempo. È molto bravo. Cos'è questo? Ah, ho visto ora! È uguale a Nanni, sì, ma com'è possibile una roba del genere? È bellissima questa cosa, vabbè. Che bella l'Italia. Mm. Cosa c'è scritto qua, ragazzi? Guarda, c'è scritto per forza? O si va a letto, una cazzata così? Cosa c'è scritto? Sono giapponese, dice. Vabbè, è un meme incredibile. La prova che Mario viaggia nel tempo... qualcosina, sì, qualcosina, effettivamente. Una maschera perfetta per non dare nell'occhio. Ah, sì, quella poi mi è garbata sta cazzata dei raggi con le pistole, laser. Quella fatta con dentro quattro corna che poi si infrangono nel mare e poi un cannone. Quattro raggi laser, sì, questa è la maschera con cui sono andato in giro a Lucca Comics. Esiste per davvero, non penso esista questa maschera. Monsters Cross d'Orcana, Mickey Mouse. Sì, questo è il topolino tra l'altro di Runaway Brain, no? Racconta. Air Gordon Boy, immaginavo che prima o poi qualcuno avrebbe fatto questa merda, ma ci sta ovviamente, grazie Thanox. Allora, voglio rivelare a tutti da dove ho preso la roba del... Sei brava a parole, ma con i pugni come te la cavi? Io avevo un'immagine in testa, vi faccio vedere. Va bene, Cuphead, ma in realtà non viene da quello. Questo è il pezzo dove fanno il ricapitolone parziale delle fantasie di JD. Oh. E c'è la fantasia a cui mi sono ispirato, ovviamente, per quella scenetta lì. Already gone. Qualcosa da dire al dottor Cox? Le parole, la migliore presentazione che abbia mai fatto in vita tua. E venerdì prossimo nella gara d'acciaio Medi Slam. Perché io sono l'assistente. Eccoci, fatti sotto spaccone. Eccola qua, la scena. Bring it on, bitch. Non c'è veramente niente da fare. Non c'è niente. Bella serie di merda. Primo messaggio. Vabbè, se guardatela, magari la rivaluti. Per forzata al Parlamento Europeo. Ma perché? Ma poi cosa siete a fare lì? Tipo una... Cos'era? Una gita? Una gitarella fuori porta? Non ci credo pure su Clash Royale. Vabbè, ragazzi, via. È un po'... È troppo forzato. Mario che parla della peggior cosa mai venuta nella sua vita. Certo. Vista per forza. Ma no, vista per forza. Credo che sia... Vabbè, abbiamo capito. Un padre, ma la prima scelta... Questo l'ho già visto in Scorsese. Ragazzi, tra il buono, il brutto e il cattivo e Birdman, ha scelto Birdman. Ora, Scorsese. Forse che è un suo amico in arrivo, non lo so, però... No, è un po' troppino. Poi con una forza estrema scegli. Vabbè, almeno ha vinto il 2001, dai. Mario sfiora l'addome di Dario, dai. Oddio. In realtà
il dolore enorme provocatomi da qualsiasi cazzata l'ho preso da qui. Invece. Ecco, arrivano gli sgabelli. Qua mi pare. Bene, così possiamo proseguire, perché la poesia che vorrei proporvi questa sera è una... Peruzzi! Se sì. Potete, nel senso... Aldo, porca miseria, ti faccio la manovra di Valsalva! No, lascia perdere, tutto a posto. Tutto a posto? Sedete, state tranquilli, sì, ecco, sì. Così non perdiamo anche la concentrazione. Cioè, ha sfiorato la mano, cioè, è morto, cioè. L'uva non è vera. Sono un ipocrita, oggi ho mangiato l'uva, ragazzi, per forza, certo, lo mangio ogni giorno. Beffo! L'ho trovata anche qua, stavo scherzando. L'uva non è vera. Sono un ipocrita, oggi ho mangiato l'uva, ragazzi, per forza, certo, lo mangio ogni giorno. Beffo! Ma poi aspettava solo quello. Oh, c'ho un senso di angoscia. Li ho sempre sottovalutati alla ciliegia. No, stavi simulando una succhiata di... Ma cosa c'entra, Mario? No, stavi simulando... Ma cosa hai addosso? È un asciugamano? Ma cosa fai, Mario? È una vestaglia. Ma perché... Oh, Alvi ci tiene a dire questo. Lei è la ragazza che è stata stuprata, mi sa. Sì, sì. Alvi, grazie, lo sapevamo. Grazie della segnalazione. Molto importante ai fini di questa clip. Grazie di cuore. Grazie di cuore, veramente. Che ti vesti come coglioni, eh? Oh, se sono a casa mia, che... Sì, sì, allora, l'emozione, all'estero, beh, questo è orribile. Porco due, le storie tese, tra l'altro, la canzone più sentita dei loro concerti. Ma cos'è questa? È una live vecchissima, questa roba qua. Ah, no, una reaction. Sì, questa me l'avete già postata. Serve code, perché così non lo scrivono più queste cazzate, sono educative. Dario e Mario, grazie Dario per questa bellissima variant, è arrivato in ottime condizioni, non c'è nessuna variant, non voglio... Belline però queste cazzate. Daro, ma... Bello, questa è intelligenza artificiale, però figa come cosa. Ma da mozza sempre una sorella, mi sa, non sta facendo per forza, anche se segue sempre, però non... Beh, sta diventando enorme, tra l'altro. Ritratto del Darionno, 13 anni, non uccidermi. No, non ti ucciderò, infatti. Poi sembro un sessantenne, però va bene, grazie. Personaggio di GP, marcio. No, hai 13 anni. Continua così a disegnare e ad allenarti. Adi sta cercando di dirmi qualcosa, prima posto di sistema battery. Che sei un cliente difficile, sanguinoso, che cosa vuoi fare? A letto. Mamma mia, che cazzata, che stavo anche a leggere. Il naso di Mario Sturgnolo, naso, cos'è questa roba? Fammi vedere il naso, Mario, ma perché non si vede? Cioè, che battuta è? Comunque tutti me lo dicono, andiamo a Lucca, eccetera, tutti, si fanno la foto e poi dicono, ah, comunque il naso non è così grande. Sì, ma non lo muove tanto, mi levano gli occhiali. Ma Mario l'ha visto questo? Beh, si levano, poi mi cascano, non si ridono. Non è vero, ero distantissimo da te, tipo... 15 centimetri. Sì, sì, sì. Non vi leggo se il messaggio inizia con Mario, perché capisco già dove vogliamo andare a parare. Stupendo. Stupendo davvero. Bello, col filtro e tutto. Però dell'anteprima sembra ancora più grosso. Vabbè. Lo vede tutti i giorni, Dario. Sì, vabbè, ho capito, avete ragione. Chissà come si soffia il naso. Così... Primo posto in Reddit, trovato un po' di tempo, ho fatto un omaggio a Monster, il suo meritatissimo soldato, anche se non sono riuscito a prendere nemmeno un box per caso maggiori, sono pezzente, non ti preoccupare. Ah, hai fatto... Sono tipo Satana che gestisce le tue creature con il Necronomicon, tipo... Tac. Grazie amico, grazie Rikirat, grazie a Candeseba, benvenuto. Bello, so Pigna, questo è il nostro, per forza. Grazie Pigna. Grazie a... Boroxide! Grazie mille per i 20 abbonamenti! Grazie!
Bello, sono Pigna, parte di scherzo. Se metteremo in ordine i Pokémon da quello che assomiglia di più a Daremoccia a quello che assomiglia meno. Marowak lancia l'osso come se fosse un boomerang, come le scimmie vicino a Daremoccia, numero 3. Ah, partiamo malissimo, ragazzi. Weedle, sì, verso l'alto, sempre più in su, sempre più in su, numero 5. Non c'entra un cazzo con Daremoccia, quindi basso. Abra, nella sua ombra, nella notte, è un tipo un Tamagotchi, non assomiglia molto. Oh, tutto questo smolecolato, sfato, tutto smontato, come Daremoccia quando fa le sue maratone angolari. Lapras, oh sì, angolari e parents. Daremoccia vicino, numero 2, posizione, oh ma... La pagherò tantissimo. Oh, oh, anche questo assomiglia un po' a Daremoccia. Anche questo è un po' più Gianmarco Tocco, però va bene. Magneton respinge il metallo, quindi no, non è una caratteristica di Daremoccia. Metti follow al profilo. Sì, spingemolo a 500 insieme. Raticate 800 meno 300 fa 500. Paraxect, metto a posto i miei occhiali così. Molto Daremoccia, però avevo solo il... Vabbè, hai capito? Gloom. Grazie Marione, grazie Jurassic, Mark Mecchia e Zuccheri. Ma poi stai dicendo arancino? Grazie Gianfresco, grazie Sam, profumo, grazie Stefano. A posto. Zio Poli mi ha scritto: Dario, non vedo l'ora di partecipare alla PIL. Fammi sapere, Bombè. Zio Poli mi ha scritto: Dario, non vedo l'ora di partecipare alla PIL. Fammi sapere, Bombè. Bomber, dice. Come è possibile che io ho un po' di famiglia America, quindi... Ah, perché ah. Tu avevi, è vero che tu sei Poli. Poli mio padre è cresciuto Poli? Negli Stati Uniti. Sei Poli. Poli? Sei Poli. È Poli. Tutto Poli. Tutto Poli. È tutto Poli, tutto Poli. Okay. Beh, per forza, cioè, poi Matteo si è acceso per un attimo, ha capito. Vabbè. Teaser di Platina. Ho scoperto cosa ci vuole per fare. Io volevo giocare. Un platformone ci vorrebbe, raga. Io ho voglia di riflessi, ho voglia di difficoltà. Super Meat Boy, effettivamente. Vai, questo mi sa che è tosto, raga. Questo è terrifiante. Dai, raga, ma è difficilissimo. Ma poi c'è, cosa c'è avuto la barba? Non posso sbagliare niente. Porco. Devastante, raga, devastante. This is my game. Ma è uscito, scusami. Versione aggiornata di Lego Dario ufficiale. Ma è un'immagine però, non è l'animazione. Ok. Sì, carino, però ho visto che era stata fatta anche un'animazione. Darione, non... Facciamo a botte. Ragazzi, ma tutti i cartoni animati degli anni 30-40 avevano questa posizione perché si ispiravano a quel tipo di box. Dopo l'episodio di Zapping Around, ho sognato di andare per strada a gridare per forza. Cos'è questa roba? E quindi ci ho fatto una canzone. Vi faccio vedere. Abbiamo la cappella, che in questo caso è l'audio del video. Tratto da Zapping Around ed è questo. Per causa mia è Baldur's Gate, uno degli argomenti più gettonati. Come vedete abbiamo usato un bel per forza per tirare fuori questo vocal del devo prendere distanza a questo ragazzo. Poi abbiamo aggiunto qualche drums, tipo un kick, un altro kick, uno snerozzo di Dio. E così altre drums. Poi abbiamo fatto un bel basso che fa più o meno così. Qualche aggiuntina per rendere un po' più spicy la nostra traccia.
Bello perché non ti butta fuori solo la canzone, ma ti spiega che cazzo sta facendo. Molto, molto divertente come cosa. E ora sentiamo insieme il tutto. Beatmaking l'ho richiesto. Ma l'ho richiesto da te, ma che cazzo vai, Spinelli? Ma vattene a fare il culo. A me garba. Quali sono gli argomenti più gettonati del tuo... In questo momento, anche per causa mia, è Baldur's Gate uno degli argomenti più gettonati. Ah, mia... Bellissimo, bellissimo, bello anche tutto il processo, ti ringrazio. C'è anche il link se volete, The Real Hive, grazie amore mio, bellissima davvero. Tante domande ma nessuna risposta, sono stato bannato. Dario e Mario, ragazzi, scrivete se siete urologi, io che mi provo a inviare il mio curriculum di ingegneria spaziale. Si stava parlando di sonde, no? Ho evidenti problemi di udito, cos'è la prostata? Si ficca il dito nello spazio puzzo. Sì, infatti l'ho bannati tutti. Dipende sempre dalla domanda, ragazzi. Voi tenete a mente sempre questo. Perché no, costruendo la trama sopra un musical perfetto, fatto di canzoni che hanno sempre qualcosa da raccontare. Per chi dice che Dario Pretovic è la serie professionale, ma non credo lo sostenga più nessuno, secondo me, eh? Let it go. Che poi sono serie professionale anche ora, dipende dai contesti però. Non so che cazzo raccontare, non lo so. Allora canto a caso, così le bambine si sgrillettano e poi comprano le tazze con la mia faccia. Sì, guadagno i vaini, guadagno i vaini. Cringiando qua, era un'altra YouTube, amici. Non c'è un cazzo di trama in Frozen, ma tutti sono contenti per il castello di ghiaccio che si alza. Tanto la remixarono anche molto bene. Quindi non è cambiato bello questo frame, non è cambiato molto anche lì, eh. Oh, che bellezza! Evito di guardarlo, ok? Dare, per me questo video può benissimo essere come se fosse successo. Insomma, se Mario continua così raggiungerà presto il punto di rottura. Qualcosa di millenario, qualcosa di indimenticabile. Sono andato alla cosa di Samsung, c'era un ragazzo con le lacrime agli occhi, pensavo fosse sincero, invece faceva finta di piangere, magari si è buttato una bottiglietta d'acqua sugli occhi, mi ha detto grazie per tutto quello che fa, io avrò pensato, minchia, mi dirà le cose peggiori della sua vita, i traumi peggiori della sua vita, mi dirà che lo ha aiutato, mi ha detto grazie perché quando hai fatto la mossa mi sono sentito libero da qualsiasi altra cosa. Io lo volevo menare, Dario, io lo volevo menare, non lo potevo fare perché ero a rischio arresto se io menavo un minorenne e mi sono dovuto fermare perché se no mi mandavano in carcere. Sì, può succedere, Mario, però quel cenno di libertà è stato importante. Si glozza per lo zapping. Un telecomando magico, o meno, eh? Mario e Mario navigano nel web, trovano persone gentili, vecchietti cattivi, supereroi e fiamme e poi misteri da svelare. Quando quel magico compare, che è un web zapping around con Mario e Dario. E dico in anticipo che tu che l'hai musicata sei un figlio di... Era meglio la versione di Carciofino, ma molto carina comunque. Si va stonata all'inizio. Esatto, era un po' stonata all'inizio ovviamente. Say my name, Dario, vuoi una foto? Quello che ha fatto 6 ore di fila in... Mario in Inside Out, ne abbiamo già parlato. Cerotto è difficilotto da prenderli, eh. Se sto fermo mi pigliano. Curiosità. No, bello così. Allora, bisogna capire. Vabbè, ma questa che clip è? Showcase di una delle carte della nuova espansione di Panini Yu-Gi-Oh. Va bene, piano piano, eh. Dell'ego delle mocce a bubi, creazione di Andre, un animatore. Ah, ma l'ha fatta vedere anche prima.
Analisi su carte Monsters, non rimuovere per favore, mi ha chiesto Dario stesso di pubblicarlo. Sì, ma ragazzi, vi avverto di una cosa: quando voi pubblicate un post comunque vi risulta cancellato, perché per vari giorni rimane così finché i moderatori non lo approvano. Ma non è stato cancellato, cioè non è che l'hanno approvato e poi l'hanno cancellato, quindi state tranquilli. Visti i molteplici stravaganti prezzi che circolavano sui siti, ho effettuato analisi sulla rarità e sul prezzo effettivo di ogni singola tipologia di carta e parallel numerata. DISP per chiarimento. Allora, numerografia... Vabbè, che casino. Numerografia parallel numerata. Cosmo, numero di pezzi per tipologia, 1, ok. No, ma ci hanno tutti i nomi. La seconda, la 5 Mirror e quella su 10 Marble. Si apre un pacchetto a caso, con che probabilità trovo una carta, una certa parallel numerata? La Cosmo 0.05. Mamma mia. Per box invece una... 0,02. Vabbè, comunque vediamo. Ogni quanto si trova almeno una di queste parallel numerate, una su 98. Valore effettivo 1058 euro. Io avevo valutato 1000, quindi non mi sono allontanato tanto. Figo però. Le 5200. Non so adesso a quanto si trovano, ragazzi, le uno, cioè si trovano soprattutto. Vediamo un attimo. Vediamo che progresso c'è stato. Monsters Dario Moccia, vediamo un po'. Ok, c'è un Lenghelo 1 su 1, poi ho 2000 euro, osservato da 17 utenti, tra l'altro. Wider 1 a 1, 1000 euro, 1000 euro, osservato da 12 utenti. 350 euro, parallel numerata, 1 su 5. Ah, minchia, ah, questa è un'asta. Ci sono già delle offerte. I Goblin, già siamo a 252 euro, la Cosmolo, 1 a 1 del Goblin. E anche il Wide Area in asta, l'ha messa sia in asta che in compra subito. Vabbè, ma potevi fare un'inserzione unica, non c'era bisogno di farne due. 3 box sealed 7 novembre, 500 euro comprati. Ok. Questa una su una è finita l'asta a 411 euro. Set completo, 198 carte più Cthulhu, 350 euro. Vabbè, ci sta questo secondo me. Praticamente è aumentata, cioè siamo passati da... il 250 euro del 4 novembre ai 411 dell'11 novembre. Ora bisogna vedere a quanto arriverà quanto arriveranno le due aste che abbiamo visto prima in vendita. Però anche qua dipende dal soggetto, secondo me. Se è Joy Boy, il Minotaur, questi oggetti lì un po' più popolari, secondo me si sale. Vabbè, comunque quest'è. Va bene, grazie della valutazione. Comunque interessantissimo posto, sei matto. Grazie Nicola Baronti. Vabbè, ma così è troppo facile, vi basta prendere 4-5 versi. Cioè, Dario, ti avevo mandato questo disegno già su Instagram, ma volevo ripostare anche qui come primo post che pubblico su Reddit. Sì, non... Ok. Non... Vabbè, arte, dai. Ma perché mi ritraete così? È la cosa più inquietante e strana che mi... Ma poi che spalle ho? Basta, veramente, non posso. Però bellissimo, grazie di cuore. Sei così. No, è vero, vabbè. Tu, ma a Bavidas... Grand Theft Twitch Italy. Che ricordi la vecchia TV, i vecchi promo. Promo Momento Gaming. Momento Gaming. Sì. Vabbè, ma hai preso semplicemente la sigla del Momento Gaming, l'hai fatta in 4 terzi e ci hai messo il logo di Canale 5. Moches durante le pause. È un reel pure. Ah, Roach. Boh, va bene. Mio padre Barbanera mentre finisce di scrivere Love Tale, illustrazione non mia. Bene. Un'ora esatta, come al solito. Bravissimi, ragazzi, siete sempre stati nei tempi. Rapido e indolore questo Dark Reddit. Sì, sì. We'll be right back.
Ciao, non vi avevo visto entrare. Sono qui con la mia tazzina Smile. Reclamizzo di vero cuore questo evento o prodotto. E insomma, me la stavo godendo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Tutto a posto? Ciao, una piccola gag così introduttiva per far andare via subito il pubblico cringiante. Dai, si glozza ragazzi, ok? E poi si parte. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del red. È il vostro? Cash ha litigato col gabbrone, era incazzata nera. Guarda, Sirristole, io ti banno, ma più che altro lo faccio per te, perché io sono convinto che ti possa veramente aiutare questa cosa. Eddie scrive che la Vika gli ha chiesto un autografo sulla coscia, dubito fortemente. Eddie, non è mai successo. Bene, partiamo. Rogue One Anthology, Dario Moccia. Non... Beh, in realtà sì, sai, ma è incredibile questa cosa. Lo sai che non ci avevo mai pensato a questo droide? Bellissimo, è vero, sono io questo. Il fisico è quello, totale. Ma che è qua? No, buttata? Ma l'hai buttata o non l'hai buttata? Ma che succede qua? No, c'è qualcosa che non va. Un anno fa? Ah, ma scusa, che cos'è questo Reddit? Ho rotto tutto? Ah, bello però il post di un anno fa. Ma hanno detto che c'è anche un piccolo dissing. Vediamo, sono sempre portato, ecco, ai dissing. Io sono sempre molto... curioso, molto affamato. Mio padre per forza. Mio padre what? Yeah, it's like, what is like that? Per forza. It is like for sure, like for sure, of course. Your father? Yeah. For sure. Yeah, it's a meme that we have in Italy that it's like oh you're my bro. So we say è un meme che abbiamo qua in Italia. Ricordiamo che StudyTime è la mia rappresentante di Twitch nel mondo perché è la portavoce, l'ambassador di Twitch Italia. Purtroppo fa le live in inglese, ma può succedere, sono incidenti diplomatici che possono avvenire, ma ascoltiamo. Oh, you might fight. Oh, really? Yeah. I don't know, we go to that level. Like, okay, say it one more time. Mio padre per fo. Mio padre per fo. Per fo. Per fo. Orco tinci! Le orecchie! Però, grande Giulia perché insegna ad altre ragazze straniere i meme italiani e quindi in questo è stata un ambassador incredibile. Dai, no, sono Poli. Sì, ma qui sembra un cocainomane, sembra, ovviamente. E oggi vinceremo Lega con solo Pokémon che somigliano a Mario Sturniolo, come Firo, Pokémon grande becco, rubato, tipico dei siciliani, oserei dire, come Mario Sturniolo. Poi Golbat, grande bocca, per puppare grandi cazzi. Dai, mamma mia, che cringe veramente. Nei confronti di... boh, non sta mai a dirlo. Tangela, Pokémon lugubre e lurido, come Mario Sturniolo. Metti follow al profilo se non l'hai certo, fatto. Certo, sempre, Pokemon, ovviamente. Pokémon arrabbiato, come Mario Sturniolo, sempre molto arrabbiato. E Tentacle, Pokémon viscido. Scusa, Mario. Come Mario Sturniolo. Cloyster, Pokémon nascosto nell'ombra. Come Mario Sturniolo. Ma poi catturata con la Master Ball. Come Mario Sturniolo. Quattro palestre. Non male, oh. Andiamo fu. Il per forza poi. Ragazzi, non sta andando bene questo Reddit, Ve lo dico. Favilla, benvenuta. Oddio, una nuova ragazza, assurdo. Mamma mia, incredibile. Hanno predetto anche la mossa. Che poi bisogna sapere da dove l'ha presa il Puma la mossa. Tra l'altro ho visto che l'ha rifatta in una discoteca, mi hanno passato delle clip. Quasi un decennio fa, esatto. Esattamente. Un decennio fa io e Ciccio eravamo molto diversi. In tutti i sensi. Bella foto comunque, bellissimo. Grazie di avermelo ricordato, SeaWorldness. E il Darion, bene, sempre una merda, sempre le palle di fuori. Io poi tra l'altro non mi sono mai fatto vedere a palle di fuori, anche perché sennò sarei bannato da questo canale. Però a voi piace
pensarmi così. È molto divertente. Non so perché, ma vi piace. E vabbè, io ve lo lascio. Bene. Dario, ma il 1099... Eh beh, sì, all'incirca è questa. Ma per ogni capitolo in realtà è così, Grazie. Grazie mille a tutti. Uguale con la bocca aperta. Sì, in particolare. No, sì, no. È questo il dissing? Mi ci tuffo. Dario sta girando una clip che per me gli fa perdonare ogni male. È una clip bellissima. Allora, Gian, però, allora, prima di sentire la clip, ma ti rendi conto che all'interno della tua testa c'è un mondo che assolutamente non è condiviso dal sottoscritto e tra l'altro non è mai esistito in nessuna realtà? Cioè, io con te non ho alcun problema e tutte le volte che ti imitavo non era perché c'era qualcosa, ma perché mi fa ridere imitare la gente e fa il buffone, perché sono un buffone. Ma te ti sei creato sta cosa, ma perché lui? No, io non c'ho niente, ti assicuro Gian, ti voglio bene, ti abbraccio, stai tranquillo. Però ora, senti, non è il Masella, lui, sentiamo la clip. Praticamente alcuni in chat gli aveva scritto, sei bravo a parole. Ah, porca puttana, sai chi mi sembri così? Tipo questo che sono... Ma come ci puoi, di che cosa parlavano per arrivare a un argomento tale? Che risposte del cazzo, sì. Che dicono che da tipo dai 18 anni in su vi dovreste dimenticare queste cazzate. Sai cosa mi viene in mente quando dici sta roba? Si mette i pantaloni. Ma, non è più alto di quello. Ah sì, sei un pochino più alto. Cellari con la maglietta dentro, mette su una musica di Caped. Si mette a fare tipo il pugilista. Ma così, no, ma se la spieghi non fa ridere, Gian. 800 e fa. Sei bravo a parole, ma coi pugni come te la cacca. Che poi tutte le volte che ci si vede io e Gian Andrea si fa delle risate incredibili, perché gli racconto un sacco di cazzate e lui si sbudella dalle risate. Però non riesce, quando io faccio le imitazioni o il cretino, così non riesce a comprendermi al 100%. E mi dispiace perché ci facciamo sempre delle grasse risate. Tipo un giorno gli feci vedere i video dei funghi, no? Non so se qualcuno se lo ricorda. Lui fissa e da lì ogni volta che mi vede mi fa: oh Dario, siete in 5, Siete in 5, faccio sì, Gian Andrea, siete in 5. Perché gli feci vedere sto video, era fissa, si è fissato con questo video. Siete in 5! Siete in 5! Siete in 5! Madonna, budello cane! Ma cosa trovi, Fai vedere, hai trovato una stick, sono via, sono maci, buttali via. Sì. Mi apri la Ma ti sei fatta apposta! La sega! Voi l'avete visti? Ma Dio po' che voi l'avete visti, no, Madonna Budello! No. Quale cazzo mi fate? Dio maiale! Ma sembra un bel bellissimo. E lui tutte le volte che lo vedo, a una fiera, al lavoro, qualsiasi cosa. O Dario, siete in 5! Siete sì, siamo in 5, Gian Andrea. Ed è. Ah, è perfetta. Ecco che cos'era. Ed è perfetta. Lei che è perfetta. Nel senso, quella clip ha del tempo comico. È una rabbia repressa che a me stanno sul cazzo chi si picchia. Non si può perdonare quasi ogni cosa per i prossimi 6 mesi. Ah, pochi però, devo contare. Va bene, grazie, comunque c'è Andrea. No, Paperino, bravo a parole. Ecco, appunto. Ma con i pugni come te la cavi? Bravi, bravissimi. Ma poi una sequenza perfetta questa. Leggi il commento nella sua chat. A me non piace molto Dario che ruola, ma sono ancora più curioso perché è un contesto che si ruola con maggiore serietà. Ah, forse parlavano dell'episodio di Navigavia dove ci sono io, così a naso. Mamma mia, come si incazzerà la gente per quelle... Vabbè, vedremo, tanto manca poco. Sei bravo a parole! Ah, Lenny, esce mentre io sono in maratona alla puntata. Beh, ci sarà da divertirsi, mi sa, Dario, che omaggio a We Are Frogs. Ah, lui è Stefan. È il titolo della notizia. Allora, dovete sapere che Stefan è gay e quindi a volte fa cose e... No, vabbè, fa delle cose, ok? Fa delle cose
e utilizza delle, delle... No, no, ha specificato che è gay, ma perché lui mi dice di che sono gay, perché così mi trovi l'uomo. E io faccio, va bene, ti trovo l'uomo. E... No, fa delle cose e usa questi filtri di merda, eccetera, eccetera. E quindi io lo prendo un po' in giro perché usa i filtri di merda. Però, come prendo in giro mia moglie, È tutta della nocchietta. Vabbè, lo prendo un po' in giro, ma non è... Ma è ovviamente bonario, è bonaria la cosa, è bonaria. Zio Dario, sì, ora non so perché sta girando questa immagine. Io, va bene, va benissimo, però non capisco bene il perché. È un'immagine vecchissima, un montaggio vecchissimo. Però va bene, ecco, che è con Firebullo, così mio amico, cioè Stefani, voglio bene dell'anima, cioè ci scherzo perché è mio amico, dai. Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Spot per highlights della maratona in conclusione. Ah, Pizza Morte che fa lo spot degli highlights che usciranno durante la maratona. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. De, d'altronde, per forza, si va a letto! Huh? Oh, come on! You gotta admit this is cool! Can't find him. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. Hola. Too late. I'm in the 40s. Grazie Claudio. Grazie Christung. Hola Rosto. Ciao. Ciao. Grave. Ma quanta roba hai messo? Let's watch some crazy stuff, yo. Jeez, Rick, oh my god. Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, don't worry about it. Let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial. Ancora la pubblicità. Con Mario e Dario. E più che in anticipo che tu che l'hai musicata sei un figlio di puttana. Venom. Oh raga, io stasera io voglio arrivarci, piano piano, Maremma puttana, voglio dire come l'hanno fatto. Forza! Vabbè ragazzi, Pipa? F, sono un F e ti scrivo F. No, GTRP, ti prego. Elliot, il programma è stato... Ma poi Pizza Morte è scritto come Film Mauro. È già stato annunciato tutto, è pinnato su Instagram. Demente, deficiente, ebete, rotto in culo, figlio di puttana, devi andare a legge. C'è un pezzettino di GTRP, però sarà divertentissimo. Tutta la maratona. Grazie Demente, grazie Bonzen. Ho esagerato, oggettivamente ho esagerato. Va bene, Pizza, non vedo l'ora, tra l'altro. Bel ritorno, sarà bellissimo. Bellissimo, bellissimo, mi divertirò un sacco. Molto bene, Brian. Andrò al piano di sopra e farò scendere il filo. Prendi il walkie-talkie e ti chiamo appena arrivo su. Ok. Rispondi, passo. Cosa? Brian. Ah, bella questa gag. Cosa? Passo. Hai già visto il cavo, passo? No. No, cosa? Passo. No, passo. Ok, inizio a farlo scendere, passo. Se inizi ora, perché prima mi hai chiesto se lo vedevo? Non ho capito, passo. Mi hai chiesto se vedevo il cavo, ma non l'avevi fatto scendere. Passo. Ora ti ho sentito bene, passo. Ora lo vedi, passo? Stewie, sei un asino. Puoi star sicuro che tutta la vita con te non la passo. Che cosa, Brian? Passo? Puoi star sicuro che tutta la vita con te io non la passo. E poi cosa? Finisci la frase, passo. È tutto, la frase è finita. E poi cosa, passo? La frase è... Aspetta, devo dire passo anche se la frase finisce con la parola passo. Con la parola passo?
Ecco, ora vedo il cavo. Il cavo e poi passo. E chiudo. Sì, sì, praticamente è andata uguale. Anzi, secondo me la gag inconsciamente ce l'avevamo dentro da questa clip dei Griffin. Scrivi un'altra volta Griffin maggiore di Simpson e io ti vengo a cercare, Barre, te lo dico per te. No, scherzo. Iacovitti, vero precursore dell'umorismo di Twitch Italia. Ma Swans, è stata una gag, sì, una specie. Vi ammazzo tutti. I miei due tentativi di foto col Darione ero emozionato. Questa è molto bella però, secondo me. Ma è vecchissimo questo qua, ma dove l'hai trovato? 1500 euro di tastiera servono a scrivere questo. Oddio mio, ma Giorgio, bastano 50 euro di tastiera per battere gli abbonati. Ma è vecchissima questa cosa. Quanti capelli, ragazzi, se me li faccio ricrescere diventano così, cioè solo che ora sono merdosi perché stanno, ecco, sono come qui, sono come in questa clip qui, perché stanno crescendo, purtroppo sono brutti quando crescono, ci può far nulla. E anche oggi abbiamo parlato dei miei capelli, ragazzi. Dario, dove l'avevi messo quel link? Cos'era sta roba? Qui abbiamo il link con questa, il capello classico biondo con la divisa nel centro. No, ma non... Ah, mi sembrava che ce l'avessi in culo. No, ma non era una gag sul link in culo, vabbè. Polveratina. Mi stavo stirando. Bello, però non me ne ero accorto. Dario scopre un estrega mentre gioca a Spider-Man 2. Ah, bello questo. Che faccia da cazzo. No, non era questo. Letteralmente il mio secondo posto dopo secoli, mi ci teniamo a pubblicare questo piccolo pensiero. Anche qui, dopo essere uscita per un soffio senza venire soffocata dalla folla, consegnato di persone anche a Dario. Sì, ce l'ho ancora conservato nella bustina. È stato di mio gradimento. Grazie di cuore per questa reinterpretazione del K con me, tra l'altro, dentro allo stagnetto. Qui letteralmente va bene, secondo me, ragazzi, tra l'altro. Comunque, grazie di cuore. That's Ren, peccato perché era un casino, come ti ricordi, ma ce l'abbiamo fatta. Ti abbraccio forte. Eccoci qua. Al conte Vorax è passato l'appetito. Per forza! Non è più cattivo? Guarda un po'. Allora, sono abbastanza sicuro che questa cosa non sia vera. Cioè, non è possibile che sia vera. Ecco. Al conte Vorax è passato l'appetito. Per forza! Non è più cattivo? Guarda un po' tu. D'altronde. No, confermo che nonostante l'audio sia fatto abbastanza bene, non è vero. Sì, esatto, puoi dirlo forte. Grazie, Mertax. Vorax è passato l'appetito. Per forza. Non è più cattivo. Guarda un po' tu. D'altronde. Madonna, che cazzata, raga, veramente ingestibile. Fai una pausa, dai. Bello, dai. E mia sorella che è bravissima a giocare a cabello. Alla Games Week, non si... eccoci qua, figurati. Sia la più giovane o quella più anziana? Ah, bello, stavi guardando la live. Vabbè, questo è furbo però, Questo è interessante, forse è una nuova dimensione. Grazie, Boiler Matto, il meta allo stato puro. Io sto cercando una roba che ho intravisto, ma perché non è qua? Un'animazione degli squali, ma l'avevamo vista l'animazione degli squali? No, Eccola, questa qua. Vabbè, io per sicurezza la faccio vedere. Mamma mia, la musica acquatica di Super Mario è incredibile. Oh yeah. E poi Luigi, cioè. La gabbia di squali con la porta è meravigliosa. Round one.
Ma poi Blur che si trasforma con il cavallo, cioè, veramente. Bellissimo. Fai anche quella di Blur, comunque è stupenda, sei bravissimo, Matteo Boila. Veramente mostruoso. Ma a parte, vabbè... Eccoci qua. Lo stile... eccezionale. Nel talent da scovare. Inizia in due, che poi diventa in tre. Lui entra già nel disco insieme a te. Tante cose da chiedere poi. La carriera da lanciare. Tra i grandi vuoi. Vieni con noi. Grande talent. Ti abbracciamo, ti proteggiamo. Noi siamo Mario e Dario. Chiedo il talent. Noi ti spiegheremo. La star diventerai Mario e Dario Talent Scout. Bravo. Stupenda. Comunque, a parte lo stile animazione che mi fa impazzire, che io sono proprio affezionato a quello stile lì, cioè le gag sono fantastiche. Le gag sono la priorità, Dio Cristo. Come... no, ora paragoni so... però Disney voleva che i personaggi fossero vivi, cazzo. Sono vivissimi nonostante lo stile di animazione folle. Grande, sei veramente un grande, una bellissima animazione. Ti ringrazio di aver speso il tuo tempo per farla. Ti abbraccio forte. Oh sì, a parte le cazzate, per me è un'emozione grossa andare a vedere gli squali, eh. Cioè, io ce li spendo i soldi, Dio mio. Tecnica immaginaria, caccolona viola, 3 ore per sta cagata. Ok, ma non c'era bisogno... vabbè, ma non ho parole, guarda. Comunque, grazie, bella anche la felpa di Topolino. Ma se il timer finisce prima della fine della maratona... Dario, che conte post che mancano alla fine del reddito. Ora, mi sembra un po' troppo come paragone, sinceramente. Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Vabbè, questa era anche abbastanza scontata, ma l'avevate già fatta. Sento Gaudu, sento Gaudu. Non... sì, lo dice forse, però non è un riferimento a Turbo Chill, a Turbo Bamba in realtà. Mamma mia, zi. Però queste, sai perché è questa fanart è perfetta, zi? Perché queste erano le fanart che si facevano alle superiori, soprattutto negli istituti artistici, sulle canne. Non so perché, ma ai tempi tutti erano felici di disegnare gente che fumava canne. Così. E quindi va bene, in realtà. Va molto bene. Sul foglio a quadretti poi è perfetto. Dario con Mario. E questo è... beh, sì, probabile. Perché non va? Ah, ok. Non c'è il volume. Esattamente così. Madonna, davvero, ma perché poi? Perché dava un senso di ribellione. Io disegno personaggi che fumano le canne, hai capito? Street art. Dario, cosa ne pensi di... vabbè. Comunque, ripeto, faccio così solo con le domande che mi fate sempre. Non le domande intelligenti o divertenti. La commovente lotta di un giovane ragazzo contro l'improvvisa crisi sopraggiunta. Ma poi non c'è volume in questa clip, cioè. Ma come hai fatto a beccare sta combo? Sì, veramente. Giusta. Vabbè. Sono veramente senza parole. Ma poi la bimba è devastata. Il bimbo, non si riesce a capire. Bimba, mi sembra. Ma è devastata. Rimarrà traumatizzata a vita. Air Frogs. Beh, sembrava morta questa cosa. Ma purtroppo. Ah, è leierato. Allora tutto ok. Ever Dream This Man? Every Now. Vabbè, questo vecchio come il cucco. Ma non c'è il Togash alla festa finale. Mentre lavoravo su Unreal Engine 5 ho trovato questa piccola citazione. Non credo che per forza sia una citazione a me, ma va bene, grazie mille di avercela segnalata. Benissimo omaggio del maestro Rasava a Dario. Non ho mai fatto questo. I Pokémon sono dei piccoli mostri che lottano contro le forze del male. Certo. Sono approdati in Europa da poco e anche i bambini ticinesi se ne sono innamorati. Questo tra l'altro deve essere un set... di importazione, che credo Giochi Preziosi o non mi ricordo chi, Hasbro mi sembra, li distribuiva. Però sono pupazzetti della Tomy, molto popolari all'epoca. Ancora oggi vengono collezionati in man basta dai collezionisti. Un successo che la casa produttrice del cartone animato ha pensato di sfruttare al massimo, mettendo sul mercato una serie incredibile di gadget per ogni età e gusto.
Ci sono videogiochi, penne, quaderni, figurine, pupazzi di gomma, tamagotchi e palline magiche. Ma riscuotere maggior successo... Le palline magiche ai tempi erano le palline rimbalzanti, credo. Sono i peluche e le carte. Cos'hai comprato? 3 pacchettini di Pokémon. Che cosa sono? Madonna, ragazzi, vi rendete conto cosa avevano in mano questi ragazzi quando andavano in fumetteria? Sono delle carte di personaggi, cioè animali, e si può giocare. Che nostalgia, sì, che nostalgia, che qui veramente la sento anch'io parecchio, sì. Giocando e difendersi, eccetera, non so bene. E come mai le compri? Io faccio la collezione, poi si può anche giocare. Chi è capace di giocare? Io. Mi spiegate il gioco? No. È complicato, anzi è piuttosto... E sono il fresco di zona. È molto facile, direi. Guarda dietro il box di set base, ragazzi. Guarda il bimbo sulla sinistra che ha il box dietro di set base, maremma puttana. Maremma puttana, ragazzi, maremma puttana. Dai, veramente. Che rosicamento. Allora, lo scopo praticamente sarebbe di... Ora se lo devi a mi devi dare 2 milioni di euro. Mettendo di KO, diciamo. Dunque, ci sono 4 Pokémon. Che tenero il bimbo che si metteva a spiegare alla giornalista il regolamento, immaginandosi la plancia davanti a sé. Porco due, ragazzi. Veramente, ora uno della sua età vende l'MD, cioè, io veramente, bellissimo. 5 Pokémon sul banco e uno davanti, come l'altro. E poi, quello davanti combatte. Ci sono 6 carte ricompensa. Quando tu hai dato tutte le carte ricompensa che hai all'avversario, cioè quando un Pokémon viene messo KO, tu vinci una carta ricompensa. Quando le carte ricompensa finiscono, hai vinto. Fammi vedere che c'è. No, c'è set base. Solo set, madonna, antipacchetti, set base, sì, mamma mia, si goba. Ma poi guarda tutte le robe, i gadget, lì era da andare a corsa. Magic cosa c'era? Che è? È Esodo? Mi sembra Esodo, madonna che spettacolo, mi sembra Esodo. Che cazzo c'è scritto? Dio, madonna, non mi riesce. Ho speso 100 franchi, sinceramente. Exodus. Quanto? Mamma 100, mia. Anche di più. Spettacolari. Leggete titolo post. È un servizio degli anni 2000, ragazzi. Più magari. Passano. È una bustina di quelle, 6,90. E un mazzo, costa 20. Io ne ho proprio preso 2 mazzi e un sacco di bustine. Per cercare che cosa? I Pokémon più rari, quelli più forti. Chissà dove sono ora questi bimbi. Sono difficili da morti. Trovare, che quindi no, spingono morti no. I ragazzini a spendere fino a 300 franchi per riuscire ad avere tutta la collezione. Una moda costosa che non cesserà tanto presto, visto che è alimentata ad arte sono morti. Dalla casa produttrice che giornalmente sforna nuovi articoli ispirati al cartone animato. Tanto è Topo Gigio di sotto. Sono imprenditori di cripto, probabile. Loti Live of Year. Ma qualcuno l'ha fributtata questa? Perché questa me la vorrei rivedere, sinceramente. Ma Loti si può sentire, eh? Però mi piacerebbe molto rivederlo. Sì, che c'è. Purtroppo confermo che i ragazzi sono morti a Mogadiscio. Era Willy Peote. No, mi sembrava... Non si capisce un cazzo, raga. Non si vede una sega. Ah, Willy Peote, giusto. Come mai sono giapponesi? Ok. Dario, non sapevo avessi aperto un centro di riparazioni. Protel. Questo potrebbe essere effettivamente. Pro telefono, ci sta Protel, effettivamente. Ecco, Vinzo spunta sempre in queste occasioni, ovviamente. Anche perché ne fanno 200. Quindi va bene. Però... No, è colpa dei genitori, io non c'entro in questo argomento. Però... Ma è bellissima sta cosa, ma perché così in basso? Ma poi come ti è venuto in mente? Grazie Akira per la parola.
Stay tuned. Piccola fanart per la rubrica Stay tuned. Bellina, ma che rubrica è Stay Tuned? Non esiste, non ho una rubrica che si chiama così. No, si chiama Cartoon News, non si chiama Stay Tuned. L'hai detto tu, è il motto. Ah! Ho incontrato, ho perforzato, aspettate un attimo ragazzi, arrivo subito. Ok, ok. No, no, scusate ragazzi, avevo perforzato nel puzzo, ma non vi preoccupate, ho risolto. Si sente usare un'altra volta letteralmente per rafforzare un concetto, vedi che succede. Con le carte di Yugi. Ok, mia fanart è Fabrizio di Dio. Quando gli arriva il crudista, leggenda narra che gli ficcò un porro nel culo. Io ragazzi inizio a non farcela più, veramente. Mario e Dario come maschere di teatro. Ok. Vabbè, Dario e Mario hanno chiamato. Vabbè, Dario ha chiamato con Mario. Pumolo che spiega come i cartoni animati e anime non siano la stessa cosa. Ma no, ma in realtà Pumolo non ha mai fatto polemiche di questo tipo. Non gli devi toccare One Piece, però, questo è il problema, vero? POV, stai guardando un qualunque episodio di Radio Tomodachi. Proposto Reddit e su Reddit in generale, spero vi piaccia. Ah, la schermata nera quando switcho, che sbaglio. Minchia, ci è voluto un po' per cacare nel puzzec. Colgo l'occasione della reaction al video di Poldo per condividere il mio video preferito di YouTube Italia. Non lo guarderemo adesso, ma grazie di averlo postato, mi fa sempre piacere. Ciao, qualcuno mi sapeva allora dietro questa collaborazione? Che collaborazione? Allora, in realtà questo era... Ma l'ho già raccontato, quando ho fatto Social King, ragazzi. Non so se vi ricordate. Ho fatto Social King, ma hanno già parlato. Sonic, vediamo. È 88... Lui è 88 vanelli fan... È 88 Sonic fan, scusami, che è cambiato... Povero Sonic. Ma poi l'ha abbandonato così appena ha fatto il video. Ma si tratta così, Sonic. Ah, ecco. Bravo. Mickey Milo strato il numero uno. Ecco perché spammavate quella roba. Ma davvero stava andando in loop un incubo. Bello poi con l'effetto del Perry, bravissimo. Che voglia di giocare a Cuphead, maremma puttana. Vabbè, dai, la trattengo. Ciao Dario, ho fatto questo remix di questa leggendaria colonna sonora di Zelda in occasione della tua live di ieri sull'amico di Zelda. Spero ti piaccia, non sapevo che Flare mette, quindi ho messo montaggio. Fammi vedere. Subito mi viene in mente la risata. Ma non... Ah, figo però. Molto bella. Come pre-live è bella, sì. Lo sai che paradossalmente mi è venuto in mente leggendo di Cuphead, non abbiamo mai fatto una run no morti. Mai, mai. In realtà, è paradossale, abbiamo fatto speedrun, ma no morti mai. Oh, per dire, ma è una cosa per dire. Grazie Oscar, grazie GD Rusty, grazie Nicho Twitch.
Ma che da Dario non scammare, gioca a cappet, non è che scammo, non ho mai, non ho mai promesso nulla, ma poi sto scammare, madonna. No, poi vorrei, mi piace Spider-Man, cioè nonostante tutti i difetti veramente vomitevoli di Spider-Man 2, mi sta divertendo parecchio, quindi... No, da Mage, non voglio, Android, cioè... Rischio grosso, no, da Mage, cioè rischio di starci un mese. Bella però, no, da Mage. Vabbè, no, non c'è qua a farlo. Un omaggio a Dario Aforista con un... Ah sì, questo è un grande, è venuto alla Games Week. Praticamente ha fatto incidere una mia frase, un mio aforismo di Talent Scout sul suo iPad, perché potete far incidere qualcosa, no? Solo l'oggetto del committente rende una scappalatura il top della personalità. Questo ha fatto incidere, me l'ha fatto pure firmare, un genio assoluto. Il mio amico che ci guardiamo stasera, Lost in Tokyo, bei tempi, ma poi con la maglietta. Una bellissima foto con Dario assieme al mio amico, ma io ero... Ma che, perché mi avete inquadrato il ciuffo? Dai, che condizioni è? Non è questa. Sono una persona che lavora molto a contatto con la gente, penso che la verità delle persone venga più fuori dal lavoro che svolgo. Sicuramente, guarda, farò questo. Il risultato finale che da semplici frasi di circostanza. Grazie Raise, grazie Coffee. Che cazzo di risposta è una roba del genere? È Natale de... Ciao Dario, sono Sweat. Dopo il piccolo video del viaggio, uno Shikoku, ho deciso di caricare qui su Reddit i video realizzati 3 anni fa. I video hanno canzoni copyright, sono un po' lunghi e pessima qualità. Hai fatto bene, no? Più che altro per me, Sweat. Grazie, tra l'altro, di aver caricato questa roba. Ora non lo metto, non lo guardo perché è lunghissimo e c'ho le copyright, meglio di no. Però grazie. Ok, stavolta abbiamo finito, mi sa. Grazie Filippo. No, non è Volpe, si chiama Pompet. Bene. Quindi quando la fai questa intervista a Fibra. Oh! No, niente dark. Anzi, Reddit top questa settimana, ragazzi. L'animazione, telegag carucce, la cosa di Yoshi mi ha fatto morire. Bravi, 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 bravi. Siete stati bravi, bravi. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.